seconda domanda fu reata, e avrete un curriculum che occuperete tutta la serata, quindi per evitare di togliere tempo alla relazione invece arriverò sinteticamente. È un dottore in matematica con borse di studio per che dottorandi in una serie di istituti come il CNR, l'INAM, il SIS, ancora il CNR, è un professore in geometria, è tra le altre cose effettua attività di ricerca per numerosissimi istituti nazionali e internazionali, è stato organizzatore scientifico di 4 conferenze internazionali e di 2 scuole europee, quindi già si capisce il tenore del personaggio da questo che sto dicendo, è direttore del Centro Internazionale di Ricerche Matematiche della Fondazione Bruno Kessler di Trento, membro dell'Advisory Board del CRM, è presidente del Museo di Scienze di Trento, è direttore dell'Unità di Ricerca Locale dell'Istituto Nazionale di Arte Matematica, è responsabile di una serie di progetti, mi fermo qui perché ha organizzato una serie di conferenze, tra l'altro, non mi dilungo oltre per lasciare spazio alla relazione, abbiamo il piacere di averlo fisicamente qui per la quinta festa di Scienze e Filosofia, e cedo la parola al professor Marco Andreatta. Secondo me uno dei più sofisticati e quindi anche di successo.
cui siamo un luogo nel mio punto di vista dello spazio. La sua collocazione all'interno della filosofia ha sempre avuto pagine controverse. Per esempio, diciamo, Kant, della ragione pura, scrive: lo spazio, come tutti sapete, non è un concetto che si deriva dall'esperienza esterna. La percezione dello spazio, come una frase di Kant, deve esistere come fondamento, a priori. Di conseguenza, la percezione dello spazio non può essere acquisita dalla relazione con fenomeni esterni attraverso l'esperienza, il famoso a priori, no? Sul tempo, lo spazio, sul a priori. Pur comprendendo l'impianto concettuale di Kant, a me sembra di scontrare in questa fase una certa difficoltà anche sua anche inquadrare e comprendere la disciplina. Cioè, quello che dicevo bene, la geometria è un a priori, non lo discutiamo. E 50 anni dopo Kant, per esempio, questo che per me è il mio idolo, il matematico più grande, si chiama Riemann, che scrive questa famosa opera. Questa è la sua tesi di abilitazione per diventare professore a Göttingen, über die Hypothesen welche der Geometrie zugrunde liegen, sulle ipotesi che stanno alla base della geometria. Ecco, qui diciamo nasce la matematica moderna, nasce la geometria moderna. Riemann è quello che traghetta diciamo, il pensiero nel moderno. Questo testo, che dal resto è stato molto anche inglese, in italiano, cioè bellissima traduzione in italiano, è un testo bellissimo, una lezione che vale la pena leggere, bellissimo. E nell'introduzione lui scrive: nasce quindi il problema di trovare il dato più semplice dal quale dedurre le relazioni metriche dello spazio. Il sistema più importante è quello concepito a fondamento della geometria da Euclide. Ma questo è uno. Questo dato è, come tutti i dati, non necessario, ma solo di certezza empirica. È una ipotesi. E il salto da Kant, secondo me, è spettacolare. No, Kant dice, ma qui non si discute, dice, ma non c'è un momento per sono le cose. E dice, è un dato non necessario, ma di certezza empirica, è una ipotesi. Riemann supera i limiti della geometria classica, c'è cioè questo passaggio, introduce le varietà n dimensioni, questo libro, questa lezione, secondo me, mi pare deliziosa, parla dello spazio che si estende in n dimensioni, introduce la varietà con curvatura, la varietà riemanniana, le famose geometrie non idee sono contenute già in una rivoluzione di enorme portata, enorme. Voi sapete che il problema più grosso che c'è adesso in matematica è l'ipotesi di Riemann, è un altro tipo di problema, non è fatto geometria, ma non so. Dicevo, a questo punto questa evoluzione è necessario cominciare a organizzare il progresso del pensiero e io la passo a questo allievo di Hilbert, purtroppo non si vede benissimo, come avete capito, diciamo, mi piace provare a mettere la foto dell'eroe e il suo lavoro, la parte che siamo animati, diciamo, si esprimono con gli scientifici, quindi questa è la pubblicazione, questa è un'altra dissertazione. È l'armario e il programma di Erlanger del 1872, e in questi anni, diciamo, nella seconda metà dell'Ottocento, si pubblicano manifesti, programmi, non c'è il manifesto per la conquista, l'origine della specie di Darwin, comunque diciamo comincia la nascita della scienza moderna, no? Dire. E questo è la nascita e dal ridisegnamento del programma di Riemann da parte di Planck, che hanno sposato una figlia di Hegel, peraltro, qui diciamo i paralleli con la filosofia ci sono tutti. E ecco, quello che voglio raccontare in questa conferenza è questo. Questo programma di Erlanger ha influenzato la scienza, la matematica, la geometria, tutta la scienza fino ai giorni nostri. Adesso diciamo proviamo un altro, e quindi soffermo forse le luci più denso. Che cosa significa per Klein fare geometria? Significa fissare un ambiente, potrebbe essere un piano, potrebbe essere la sfera, potrebbe essere lo spazio, potrebbe essere l'ente di spazio, fissare uno spazio e fissare delle simmetrie, ovvero i matematici dicono un gruppo
un gruppo, cos'è? Un insieme di simmetrie, tale che però la sua simmetria ci abbia la sua inversa, e poi il gruppo del centro antitico che porta un punto, c'è una simmetria che porta un punto nell'altro, va bene? Ok, questo è un concetto più difficile, un concetto modernissimo, un concetto di gruppo. Quindi noi dobbiamo avere un ambiente di simmetria. Tutto ciò che è invariante rispetto al gruppo, cioè un oggetto che rimane invariante, è un oggetto del gruppo. Questo è il programma di Hilbert, questo è il programma. Infatti, non è significa prendere un ambiente, prendere delle simmetrie, ciò che rimane invariante per queste simmetrie è un oggetto. Questa è la cosa che può rimanere invariante, può essere un oggetto o può essere una proposizione, una proprietà. Okay, questo è un manifesto programmatico. Notiamo due novità principali. La prima è che la geometria diventa una legge, perché dipende dall'ambiente che scegliamo, dipende dal gruppo che vediamo, come andiamo a far agire. Quindi è tutto dipende dalla scelta, ma non solo la geometria diventa la geometria, ma si può dipende dal gruppo, sì, cioè dipende dal tipo di simmetria, gruppo simmetria. Allora, io posso classificare la geometria, perché se capisco, se so quali sono le simmetrie, allora cioè, non so qual è la simmetria. Facciamo un esempio, e lui lo fa molto ancora. Prendiamo il piano e prendiamo le traslazioni e le rotazioni. Bene, la geometria dell'idea è questo, è piano e rotazione e traslazione. Cioè se noi prendiamo una retta e la trasliamo, rimane una retta. Se prendiamo un triangolo e lo ruotiamo, rimane un triangolo. Quindi fare geometria euclidea, secondo Hilbert, significa prendere il piano che si mette. Fare geometria sferica significa prendere la sfera e affrontarla. Allora un triangolo sferico, una geometria di unità, c'è un tipo di geometria che inizia a studiare le simmetrie della sfera. Allora se io classifico le simmetrie della sfera, cosa che ha fatto? Klein ha classificato la geometria sferica. Poi potete prendere le geometrie iperboliche, quindi le geometrie iperboliche si prende un disco, si prendono tutte le simmetrie del mio disco e si prendono le iperboliche. Ovviamente, vedete, se io prendo il piano e studio le traslazioni e le rotazioni, ho la geometria dell'idea. Se prendo le dilatazioni, cioè dilato, ho una geometria più grossa ancora, perché ho introdotto altre simmetrie, e allora ho quella che viene chiamata la geometria, le similitudini, la geometria affine, diciamo, no? Quindi una geometria un po' più larga della geometria euclidea. Quindi è divertentissimo lo strumento che ci ha dato Klein. Klein ha detto, vi do l'ambiente, prendete il gruppo, fate un gruppo più piccolo, fate una geometria più semplice, fate un gruppo più grande, avete una geometria con più oggetti, cominciate a lavorare così. Ok? Questa è una rivoluzione, a mio avviso, spettacolare. Chiaramente questa rivoluzione deriva dal voler mettere un po' in ordine tutte queste grandi idee che Riemann aveva, perché Riemann ha fatto queste diverse geometrie, le ha costruite, le ha fatte, e Klein e Jane, insomma, frequentando l'ambiente di quell'epoca, ha messo a posto questa cosa. E questa nuova filosofia si diffonde rapidamente, e annovera grandi interpreti, tra essi c'è la scuola italiana di geometria, con Beltrami, Betti, Enrico, e quella francese, con Poincaré, e altre discipline, come la fisica, con Einstein, eccetera. Ecco, e qui volevo spiegare la ragione del titolo, perché a un certo punto c'è questa famosa frase di Poincaré, è questo matematico francese, che dice, perché a questo punto la geometria è orrenda, non è ascoltante, dice, una geometria non può essere più vera di un'altra, può essere solo più conveniente. Cioè, a me conviene prendere questo gruppo, queste simmetrie, studio questa. Invece se io sono un altro tipo di problema, un altro tipo di simmetria che voglio avere, allora prendo un intero gruppo. Questa è una famosa frase, molto provocatoria, quindi una geometria non può essere più vera di un'altra, può essere solo più conveniente, ma capite che è un filosofo suona strano, no? Questa cosa del vero e del conveniente. E su questa frase in Ciampa, Benedetto Croce, che penso capire un po' di matematica, sentenzia questa famosa frase che tutti voi, cioè tanti conoscono, che è una frase che diciamo, ha distrutto abbastanza la scienza d'Italia. Le scienze naturali, le discipline matematiche, dice Croce, di buona grazia, hanno ceduto alla filosofia il privilegio della verità. Ad esse, rassegnatamente o addirittura
addirittura sorridendo, confessano che i loro concetti sono concetti di comodo e di pratica utilità e che non hanno niente a che vedere con la meditazione del vero. Questo è un importante uomo per la rivoluzione, andare a cercare il vero a seconda del tutto. Non so se diciamo, sono spiegato con questa parte introduttiva, però è fondante, insomma, cioè la geografia nuova nasce con Rim, nasce con Klein, nascono tanti tipi di geografia, diversi tipi di geografia, e l'avventura per la matematica e per le altre discipline, adesso vi racconterò, è stata quella di capire come sono le geografie, quale ci conviene, capire come funzionano. Allora adesso proverò a raccontarvi qual è la geografia che faccio io e poi passerò a qualche altro esempio. L'idea adesso è di farvi vedere due o tre esempi di programmi di Erlang da oggi. Allora, il primo tipo, anche io, è fatto qualcosa di... c'è qui, no? Che c'è vicino alla città di Castello, ma un centro di città di Castello, anche io non faccio non so se è una città di allora, diciamo, i pittori italiani del 1400 inventano la prospettiva, no? È stata una cosa spettacolare, che nella fondava Pignini, diciamo, immaginate proprio la gente per la prima volta vedeva questi quadri, da cent'anni per la francese, wow, è incredibile, è vero, è realistica. Cosa fanno questi pittori? Prendono il piano e ci aggiungono una retta all'infinito, no? Perché vedete, c'è quella che si chiama la linea dell'orizzonte, la linea prospettica, i punti di fuga sono tutti. Quindi, diciamo, prendono lo spazio, lo schiacciano sul foglio, lo proiettano, e però, diciamo, questo è vero, solo che c'è una linea che non c'è, che è quella all'infinito dove però tutti i punti convergono. Non so se sono riuscito a dare un'immagine di un concetto. È stato rivoluzionario per allora, perché quando la gente guardava la cosa c'era la mamma mia. E vedete, hanno cominciato a scrivere libri, Leon Battista Alberti ha scritto De pittura, un libro del 1835, in cui spiegava la regola delle prospettive, come lo conosciamo un pochino, diciamo, chi fa disegno, sa che deve fare queste regole. Piero della Francesca ha scritto un libro importantissimo. Questi sono testi di geometria, questi sono testi che ci spiegano come usare il piano primitivo, cioè un piano allargato, quindi un piano, e dove fare, la geometria significa fare le proiezioni. Wow, perfetto, abbiamo un ambiente che è un piano, se volete uno spazio con i punti all'infinito e il gruppo, la simmetria si chiama proiezione. Io proietto da un lato. Quindi questo è il nostro ambiente, è l'ambiente del rinascimento, l'ambiente delle proiezioni, l'ambiente del... Poi c'è un'altra persona che fa una grande rivoluzione, si chiama Cartesio, il quale ha in questo libro che ha un'idea geniale, che inventa le coordinate cartesiane e dice un oggetto geometrico è l'uomo di zero di un polinomio, no? Cioè si dice. E allora vedete io qui ho preso, diciamo, per esempio, questo dei conche, degli istri, e infatti c'è una sociale pazienza. Il quadro che c'è un quadro, guarda uno, nel cerchio, ho tolto le costanti per semplificare, vedete sotto, diciamo qui, ad ogni punto, allora a questo punto mi dice, benissimo, un oggetto geometrico è un la sfera, data dai squadri, c'è un quadro, da quadro, guarda uno, mi è arrivato, non è un pazzo, cioè dimensionale, quindi diciamo, in particolare, il grande teorema di Cartesio vuole far vedere che ogni conica è una, ogni quadrica è una sezione conica. Quindi le cose ci sono aggiunte. E tra il resto, vedete, in questo disegno, far vedere che le quadriche, qui fanno una cosa veramente un po' complicata, le quadriche sono sezioni coniche, mi state facendo vedere che una conica è proiezione dell'altra. Quindi, se io prendo come gruppo quello delle proiezioni, tutte le coniche sono state differenti. Bene, spero diciamo di avervi dato qualche piccolo indicatore, ma volevo solo farvi vedere un'altra cosa, queste sono equazioni semplici, le equazioni più migliori complicate ci sono, guardate questa, perché non so se riuscite tanto per farsi un'idea, perché ve la faccio vedere, questa è la sestica di Bach, è una superficie di grado 6 che ha al massimo 1 di singolarità, 64 singolarità, vedete tutti, un collega di Trento due anni fa mi ha notato che non ci possono essere più di 64 singolarità su una sestica, questo è il massimo. Perché ve la faccio vedere? Perché prima di partire sono andato, cioè questa relazione è tanto complicata, però la capisce una stampante, sono andato
Museo di Scienze di Trento, l'ho stampata con questa parte incredibile, così mi faccio una prima data e la prima stampata, questa l'ho fatta io come annuncio e mi faccio perdere, poi se fosse possiamo poi passare dal palazzo, ci dove c'era la stampante 3, vediamo questa cazzo che c'era la stampante. Non è facile stamparla perché ci vogliono dei supporti, poi insomma, c'è una parte tecnica, però volevo far vedere come questi oggetti creati da Cartesio li possiamo adesso anche stampare, una stampante che sono certo di nostra, quello che abbiamo fatto la foto. Ma ovviamente la matematica moderna si mette in uno spazio a n dimensioni, ci aggiunge i punti all'infinito, prende da equazioni tante variabili e dice posso caratterizzare tutti gli oggetti che sono posti in 3, 4 equazioni. E diciamo, il primo che si pone questo problema è Federico di Longuesso, questo matematico importantissimo nella storia della matematica italiana, che classifica, a meno di proiezioni, quindi diciamo tutti gli oggetti che sono luoghi di zeri, di polinomi, e che diventano delle superfici, fa praticare la classificazione delle superfici a meno di proiezioni. Quindi non so se vi spiego, vi provo a spiegare, prendiamo un ambiente proiettivo, quindi un ambiente n-dimensionale come che proietti punti all'infinito, prendiamo le proiezioni e io dico, io adesso ho un oggetto, un'equazione, riesco a proiettare in un modello minimale, ecco, allora adesso io qui passo a dire questo è un po' il fondatore di questa cosa qui. Mori, questo matematico giapponese, e Rinbeck, che è il mio idolo, Mori veramente, e nel 1980 propone un programma dei modelli minimali. Lui dice, prendiamo delle equazioni di un certo spazio, o un oggetto geometrico, come dice Cartesio, proietto fino a che non posso più proiettare, prendo un modello minimo per cui non posso più proiettare, a meno di non stravolgere l'oggetto. Bene, questo modello minimo io posso, voglio provare che per ogni varietà, un oggetto geometrico con un luogo di zero, posso realizzare un modello minimo attraverso le proiezioni di Battista Alberti. Mette in piedi questa macchina e dimostra l'esistenza di modelli minimali in dimensione 3. In dimensione 3 lui dimostra che per ogni oggetto di dimensione 3 posso proiettare fino ad avere un modello minimale, perché un modello minimale è una cosa che tu non puoi più proiettare, ma che ha anche delle equazioni molto classiche, molto facili da gestire, molto canoniche si chiama. Sono molto astratto, chiedo scusa, è un po' cambio l'argomento. Questa teoria dei modelli minimali è Mori nel 1980 dà luce, nel 90, da 10 anni dimostra l'esistenza dei modelli minimali di dimensione 3, prende e vince la medaglia FINS, è uno di questi, proprio questo risultato. Attualmente Mori da un anno è stato nominato presidente dell'Unione Matematica Mondiale, è un matematico quindi di grande livello che fa questo programma di dimensione 3. Il mio contributo, io ci ho provato a fare una dimensione 4, creare l'Europa, ho fatto alcune cose, diciamo, ho trovato che rispetto ai modelli minimali per oggetti che vivono in uno spazio proiettivo che è nella dimensione 4, e due anni fa un gruppo di 4 colleghi, Birka, italiano, Cascini, italiano, Christopher Hedro, un inglese ma che ha studiato a Pisa, e che hanno dimostrato l'esistenza di modelli minimali in ogni dimensione. Quindi questo spero che tanti di voi siano di matematici, grafica, dato un oggetto, un luogo di tempo, esiste un modello minimo. Sappiamo che il programma intuito da Enrico e sviluppato da Mori ha una soluzione. Adesso il problema è implementare, trovare però un oggetto, trovare un modello minimo, trovare la equazione minima, trovare la equazione canonica. Quindi questo secondo me è nel mio campo uno dei più grossi risultati che hanno avuto negli ultimi 30 anni ed è stato dimostrato da anni fa, per il ma anzi ragazzi, un risultato più forte di dimensione 4, molto fatto in dimensione 3, e lei questa parte di dimensione 2, delle curve l'aveva già fatto prima, ma si porta a termine diciamo, questo programma molto complicato che è in uno speciale programma di Erlang che è fatto per queste varietà che stanno in spazio proiettivo.
Bene, mi piace menzionare, quindi questo è un grande risultato, mi piace menzionare per chi diciamo sa, il contributo, io ho fatto una lettura un po' semplice, ho fatto lo spazio creativo, collegato con gli altri pittori, ho detto cos'è l'innovazione, collegato alla mia cartella, in realtà le cose sono molto, molto più tecniche, molto sofisticate, e il contributo di questo matematico Alessandro Petrenic, che è morto due mesi fa, nel 2014, che ha scritto questo importantissimo libro, 4-5 libri, elementi di geometria Elements, geometria algebrica, EGA, è un membro del gruppo Bourbakista, ma secondo, penso, unanimemente considerato il più grosso matematico del secolo scorso, come c'è anche più grosso matematico di tutta la storia della matematica, non so, comunque diciamo, è una persona che ha introdotto un oggetto molto più sofisticato del luogo di Zell di Cartesio, si chiama schema, un schema algebrico, e gli schemi algebrici tengono conto di tante cose dell'oggetto geometrico, diciamo, della moltiplicità delle singolarità, cioè, quindi è proprio uno strumento matematico che permette, ha permesso a noi di mettere in piedi il programma e a questi quattro di risolverlo. E diciamo, è un personaggio che attraverso anche se non vede su Wikipedia particolare, diciamo, quando è stato sempre molto anarchica, ha smesso negli anni 60 di fare matematica perché dice che la scienza porta in ogni modo alla guerra, e era figlio di due anarchici di origine ebraica, e quindi lui ha passato la sua infanzia in un campo di concentramento francese, ha fatto 4 anni in un campo di concentramento durante la guerra, quindi un italiano. Bene, Alessandro Petrenic, che è una figura che si è spento proprio di morte. Secondo esempio, io diciamo, chiedo di ringraziare per la pazienza su questa cosa mia, ho potuto raccontare la geometria algebrica primitiva, che è la mia disciplina, e passo a un'altra disciplina, e passo alla fisica. Passo alla fisica e quindi mi avventuro sul terreno, c'è qualche fisico, spero diciamo, di dire le cose corrette, ma penso di sì. E anche qui mi passo alla fisica attraverso questo personaggio, Emmy Noether, che è una matematica, figlia di un matematico Max Noether tedesco, e Albert Einstein la definisce come una donna matematica più intelligente che era la sua donna più intelligente che aveva mai conosciuto, e la donna, quindi diciamo, e ha anche delle grosse difficoltà, in Germania non può insegnare perché è donna, eccetera. E lei, Emmy Noether, diciamo, viene chiamata a Gottinga proprio da Klein e da Hilbert perché lei è un'esperta in algebra e lei sa trovare gli invarianti, gli oggetti che sono invarianti algebrici, no? Quindi è allieva di Gordon, viene dalla scuola di Berlino, lo capiamo, e Klein dice, sì, io ho inventato questo modo di fare geometria, simmetria e trovare gli invarianti, e diciamo, e nasce tra le varianti. Poi lei a un certo punto delle generazioni va in America, non a Princeton, vicino a Princeton, e comincia a fare con e fa il famoso teorema di Noether, il teorema di fisica, che stabilisce l'esistenza di una legge di conservazione, un invariante. C'è una legge in ogni sistema fisico con simmetrie. Ogni sistema fisico con simmetrie, solo molto raro, ha una legge. E questo risultato di fatto introduce il programma di Klein nella fisica teorica moderna. È un salto di qualità. Emmy Noether introduce il programma di Klein e ha portato la geometrizzazione della fisica teorica, che ha portato oggi a formulare la teoria del tutto, che abbiamo visto in Cine, non so, Hawkins, eccetera. Veloce di tutta la se terminiamo a R4 con il
sinistra, cos'è cinema? E quindi diciamo un modo diverso di leggere la fisica, uno può dire, vabbè, un fisico ci arriva attraverso la verifica sperimentale, però dopo un po' c'è andato come in ordine le cose che sta geometrizzando. Bene, proviamo a fare il passaggio adesso che vi chiedo in modo difficile, secondo esempio, c'è dato un ambiente, un sistema geometrico o un sistema fisico, ovvero uno spazio più un gruppo di simmetrie. Allora si dice che una retta, per esempio, ma in una geodetica, è una traiettoria invariante di un gruppo che minimizza la distanza, no? Una retta è una traiettoria minima. Benissimo, quindi la retta è una soluzione di quello che si chiama un problema variazionale. E Klein, Beltrami, Poincaré hanno studiato le rette in diversi ambienti. Analogamente, spero di non essere una particella elementare è una soluzione di un problema variazionale, di un problema di minimo, invariante con un gruppo. I fisici di gruppi chiamano dei gruppi di Gage. Quindi diciamo, per esempio, l'elettrone è una soluzione di un problema variazionale, lo spazio quadridimensionale con il gruppo di Lorentz. Il problema variazionale è quello che è la forza di Maxwell. Quindi diciamo, l'elettrone è una traiettoria, è una soluzione. Rompendo una simmetria, ovvero allargando un gruppo, si crea una geometria più larga. Come vi ho fatto vedere, diciamo, allargando la simmetria, allargando il gruppo, posso ottenere concetti fisici più. E questo è quello che fa nel 1964, in questo articolo, che è uscito, mi dispiace, ma diciamo, fisica del 1964, una pagina, questo articolo va in 2009, per questa pagina scrive questa invariante per le simmetrie di Gage che hanno i fisici, e lui rompe questa simmetria, dice, e ci aggiunge un termine che dice non mi importa che sia invariante per il gruppo che abbiamo usato, allarga il gruppo, prende un gruppo più largo, okay? Quindi diciamo, proprio con il linguaggio di Klein, e allarga anche un po' l'ambiente, devo dire, e trova una e fa un'equazione che non è invariante rispetto al gruppo, ma è invariante al gruppo classico, che non è più classico, diciamo. E qui trova due soluzioni, scrive due soluzioni, e questa particella, e questa soluzione invariante per un gruppo più largo, lui la chiama bosone, e questa soluzione ha una massa, per una questione fisica, diciamo. Quindi lui, rompendo la simmetria, quindi allargando il programma di Klein, prendendo una fisica più grande, introduce una cosa. Io qui sto parlando da matematico. La cosa mi sembra incredibile è che in questo 1964 quelle storie raccontano che l'interista presentò il lavoro nel 63 e fu rifiutato perché i fisici dicono questa è matematica, cioè se ne frega, non c'è niente con la fisica. Poi uno capì che in realtà qualche idea c'era, e come voi ben sapete, quando 50 anni dopo i fisici del SERI, un fantastico esperimento coordinato da Daniele Fabio Giannotti, vedono questo posto di X. Cioè, non è una professione di novella, e questa secondo me è, diciamo, è una cosa spettacolare, no? Perché, come dire, dal punto di vista matematico, col programma di Klein, ci si è arrivati, X non è ovviamente questo è la seconda, diciamo, esempio di programma, il programma della geometria collettiva, il programma della fisica, il programma della teoria di Gage, la rottura della teoria di Gage che fa X, che estende, qui c'è tutto un discorso, ci sono
vorrei neanche darmi la zappa sui piedi, ci sono i matematici. Completamente la teoria di Higgs, ma non ci stanno riuscendo. Alan Cohn è stato tentato di calcolare un gruppo che sta sotto questa simmetria. Lui ha rotto la simmetria X, ma non ha rotto il gruppo intero, insomma, non si riesce a capire quale sia il gruppo di simmetria. Dovrebbe esserci, però. E i risultati, però, di Alan Cohn non sono in sintonia con l'universo. Fatto questo, adesso diciamo, ho raccontato il percorso difficile, adesso vorrei fare in discesa, raccontare ancora due o tre aneddoti su questo programma di Klein oggi, la geometria delle altre scienze, e qui va un po' più una volta libera perché è più difficile anche pensare alla biologia, la geometria della biologia. Vent'anni fa, Carlo Rota, un importantissimo matematico italiano, che però ha una carriera non più di degli anni 50, e scriveva dell'arte opere in italiano, la mancanza di un reale contatto tra matematica e biologia è una tragedia o uno scandalo o un'opportunità, è difficile decidere quale. Rota diciamo era stupito del fatto, e di fatto questo è un problema, non c'è la matematica per la biologia. L'occasione di parlare con il Lord Hood, che è il padre del progetto genoma americano dell'uomo, e lui diceva: secondo me la geometria che ci serve non ce l'avete già, lo spazio, le simmetrie, è che noi non sappiamo, voi li avete tutti, voi matematici ce li avete in testa, tra migliaia di geometrie, e però dobbiamo capire quale ci serve. Ma recentemente alcuni ricercatori hanno prodotto l'idea che la forza del legame, lo sviluppo tra le discipline, in entrambi i versi. E un famoso matematico, un biologo, scrive, Cohen scrive, Mathematics is biology's next microscope, only better. Viceversa, biology is mathematics next physics, only better. Cioè lui sostiene che la matematica è per la biologia un nuovo microscopio, solo che ha un po' meglio. E la biologia è per la matematica la nuova fisica, solo un pochino meglio. E, allora, io qui vi ho fatto vedere, è capitata, stranissima. Questo vedete un albero filogenetico, copiato. Un albero filogenetico è un diagramma, un grafo che mostra le relazioni fondamentali di discendenza comune dei gruppi tassonomici degli organismi di diverso. Seguendo la visione evoluzionistica, in un albero filogenetico ciascun nodo rappresenta l'antenato comune attraverso un taxa, un genoma, più recenti dei soggetti che si trovano nella successiva. Questo albero filogenetico è estratto da un appunto di Darwin, lui ha fatto tutto e questo invece l'ho tirato fuori da Wikipedia, sono due anni di filogenetico, sono cose che usano i biologi, no? Queste altre. Bene, due colleghi, uno di Berkeley, Sturmberg e gli altri cinesi, con l'altro io diciamo, sono un sacco di lavoro insieme, hanno associato ascoltatemi, a un albero filogenetico hanno associato una varietà politica, un nuovo zero di polinomi in uno spazio politico, le cose che noi facciamo, ok? E attraverso, diciamo, ad ogni nodo, c'è un modo che si chiama varietà tropicale, chiamato, ed è una cosa che è molto di moda adesso nella geometria. A un albero filogenetico si associa una varietà tropicale. Iare ha scoperto che le varietà tropicali che vengono associate sono in realtà delle varietà di spada, che sono fondamentali per il nostro problema in natura. Allora c'è stato prima un oggetto biologico, ci abbiamo associato un oggetto filmato. Allora a questo punto facciamo andare il programma di modelli di natura, abbiamo un programma, facciamolo andare. E in inglese dice turane minima nuova prova, che sappiamo esistere, abbiamo un oggetto, lo facciamo correre questo programma, e abbiamo ottenuto un nuovo oggetto matematico. Un oggetto matematico da nuova varietà obiettiva che non sappiamo esiste. Ma è stato impressionante. Per cui diciamo, abbiamo preso un oggetto biologico, abbiamo associato un oggetto algebrico, geometrico, abbiamo fatto correre un modello di una, abbiamo trovato una nuova varietà che non conoscevamo, un nuovo oggetto geometrico. Non abbiamo la minima idea di cosa corrisponda alla biologia questo. Perché
prendere un altro essere vivente, associarlo in una tragedia, fare un modello minimale con l'operazione di Dio e della Francesca, ottiene una cosa che non so perché non l'abbiamo visto. Quindi in questo senso la biologia per noi oggi è la nuova fisica, ci sta dando delle idee ma per fare la matematica. Sono cose veramente appassionanti, veramente strane. Se un giorno ci arriverà, come è arrivato un grande fisico, diciamo che Einstein ha capito, Einstein prima che capì il lavoro di Riemann, e capì, ma questo è esattamente quello che ci serve per la fisica. Un giorno che arriverà un biologo, dirà, guardate che questa cosa che voi state facendo è esattamente corrisponde a questo passaggio della vita, l'abbiamo fatto, quindi l'abbiamo trovato, speriamoci. Per intanto noi in matematica ci stiamo divertendo a prendere queste varietà e far girare questi modelli, la nostra collezione, chiamiamo modelli minimali, ed è veramente molto misterioso, molto divertente, e scriviamo un articolo che dice abbiamo trovato un nuovo oggetto geometrico che viene da per un ultimo esempio di quale geometria ci conviene, perché qui diciamo che geometria ci conviene, a questo albero filogenetico abbiamo associato una varietà algebrica, quella che in questo momento ci conviene. Quello che ci conviene molto è l'architettura, per esempio. Adesso faccio un salto e sto andando a semplificare le cose, perché mi permette anche di introdurre questo bellissimo museo che c'è a Nuovo Trento, il museo di Renzo Piano, il Muse di Trento, che c'era grazie anche all'onore di essere presidente di questo istituto, Renzo Piano, è italiano, e qui vedete che lui fa coni, proiezioni, diciamo l'architettura di Piano, lui ha scelto la geometria proiettiva, ha scelto, mi sembra evidente che queste sono le proiezioni, se voi entrate nel muso del primo piano, entrate e vedete, questo è il grande vuoto, la proiezione, diciamo tutti gli animali sono in proiezione, no? Cioè mi sembra molto simile al disegno prima che ha fatto di cartello di coni, quindi Renzo Piano si richiama chiaramente la sua scelta architettonica, la scelta di geometria proiettiva, secondo me, molto classica, e quindi il gruppo delle proiezioni, lui agisce con touch, poi qui non sono resistito perché non ricordo questo provvisatore di eccezione che abbiamo avuto nelle prospettive del Muse, questo è Manolo, Filippi, un giorno di visitare, conoscete Manolo, un grande applicatore, quindi diciamo, lui sta esplorando le geometrie del Muse come Filippi. Diversa ad esempio è la scelta di questo architetto iraniano che si chiama Graham Hadid, che ha scelto invece come gruppo, come simmetria, le applicazioni continue, quelle che si può, tutto si può curvare, piegare, non andare solo con proiezioni, e quindi vedete che intuite forse più di me, diciamo che le forme di Zahar sono forme più continue, diciamo, è una scelta completamente diversa, ha scelto una geometria diversa. Sono due tipi, Zahar Hadid, che era una laureata in matematica, un italiano si è laureato in matematica, e poi un italiano architetto, e mi piace ricordare che ho fatto una conferenza del teatro ieri, che quest'anno nel 2014 per la prima volta è stata assegnata una medaglia fissa a una donna, una matematica iraniana, Zakani, quindi diciamo, mi ricollego a che parte della geometria. Bene, proprio sulla conclusione, qual è la geometria che ci conviene? Trento ha scelto di assegnare a Renzo Piano la preparazione di questo museo, che è bellissimo, sta scoprendo un grande successo, e Raimond Mechner invece sta costruendo un museo di scienze in Alto Adige e si è affidato a Target. Non ho le foto di questo nuovo museo che sarà inaugurato tra qualche mese, che buca la terra e ha tutto un discorso più topologico, più continuo, ed è veramente un'altra impostazione. E ultimo, per vedere qual è la matematica che più ci conviene, e questa sera non è una decida che vado a usare, non so se avete mai visto questo libro, un libro bellissimo, Pasta by Design, è uscito 2 paio d'anni fa, e questo signore, un architetto,
ha una classificazione, dove si vede tempo, fino alla prevista. Va bene, allora adesso io qui diciamo, ci sono, c'è una tavola con 99 tipi di pasta, pasta da mangiare, e collegati tra loro con una classificazione, diciamo, filogenetica, l'albero filogenetico, e a seconda della loro forma, ecco qui, c'è malissimo, vabbè, questo non è. Allora, ci sono 99 tipi di pasta, ogni tipo di pasta è stato associato a una equazione, ad ogni cosa poi è associato un tipo di sugo, e quindi diciamo, uno che insomma, la geometria è più mi conviene, oggi stasera che faccio? Faccio i fusilli, o faccio vado un cilindro, o faccio la tipo, qual è la geometria, qual è il gruppo che oggi si presta più per fare la matriciana, forse, con questi fusilli, insomma. E quindi vedete, la geometria c'è proprio dappertutto, cioè, vi ho raccontato le due cose principali, la geometria argentina, la fisica, diciamo, dove la geometria si è proprio in questi ultimi 200 anni, 150 anni, è proprio diventata fondamentale. Probabilmente la geometria ci conviene, la biologia non ancora capire quale sia, in architettura gli architetti si muovono in grande libertà. E mi ha fatto vedere due, la struttura della pasta, e concludo con una visualizzazione che ho visto l'altro ieri. Non so se conoscete Lucio Salva, è un ingegnere matematico scultore. Allora, per introdurre questa giochina, vi faccio vedere un solido platonico, questo è un giochino per chiudere, e questo è un icosaedro, uno dei cinque solidi platonici, e questo oggetto è un oggetto che ha parecchie simmetrie, no? Se io lo metto qui, è vuoto, diciamo, un certo angolo, riporta l'oggetto in se stesso, d'accordo? Tutte le simmetrie che portano questo icosaedro in se stesso generano un gruppo che si chiama il gruppo di icosaedrale, diciamo, il gruppo di icosaedro, e quindi diciamo mi dà una geometria, lui stesso è un certo geometrico. Allora l'idea di Lucio Saffa è quello di, invece di fare una rotazione completa che porta l'oggetto in se stesso, di fermarsi a metà. E quindi creare un oggetto che ha ancora più simmetrie. Poi faccio un piccolo pezzettino e sovrapporre questi oggetti. Allora Gianmarco Tedesco, che è un fantastico ingegnere, amante della matematica, che ha questa vita di Stabilio a Roma, e mi ha fatto. Mi ha fatto questo filmato. Vedete di cosa entrano? Poi fa una simmetria e la interrompe a metà. E quindi diciamo, crea oggetti molto più simmetrici. Molto bella questa animazione, vero? Diciamo, questo è una scultura di Saffaro, che vi ho fatto vedere, e Gianmarco me l'ha, diciamo, fatta vedere muovendo, e poi crea ancora delle simmetrie, oggetti sempre più complicati, quindi arricchisce di simmetrie questa cosa fino a un certo punto. Vediamo, vedete? È abbastanza incredibile. Si forma un impatto strano, no? Cioè, l'oggetto si sente più simmetrico. Avete capito più o meno cosa fate? Prende questo asse e lo ruota un pochino, lo ruota un po' e lo blocca e aggiunge tutto il cosaedro, vuol dire che poi va avanti. E con questa immagine, diciamo, io e va verso la perfezione totale, aumenta la simmetria e arriva alla sfera. Con questa immagine. Grazie.
ci sono domande, interventi così,